Prima con la signora Bernardi abbiamo parlato della questione degli indennizi per quanto riguarda il Veneto. Con l'avvocato Lazzarini di Milano, invece, per questa vicenda del sangue infetto, passiamo a un altro tema che è sempre collegato, che è invece quello dei risarcimenti. Ci sono dei problemi anche per quanto riguarda poi alla fine la tutela effettiva di queste persone. Ecco, di cosa si tratta? Quali sono i problemi per quanto riguarda i risarcimenti? Ecco, buongiorno a tutti. Diciamo che il punto di partenza è una sentenza della Corte Costituzionale che nel 2000 ha chiarito che le persone che hanno subito un danno da trasfusioni di sangue infetto o da somministrazione di emoderivati hanno diritto non soltanto a una tutela previdenziale assistenziale, quindi di natura indennitaria, ma anche una tutela risarcitoria. Quindi diciamo che dal 2000, ma in alcuni casi anche precedentemente, però con maggior convinzione dal 2000 appunto in forza di questa sentenza della Corte Costituzionale, i danneggiati hanno iniziato a promuovere delle azioni risarcitorie contro il Ministero della Salute per essere ristorati dei danni subiti. E diciamo che da allora, almeno parlando della mia esperienza, che però è comune a tanti altri colleghi in tutta Italia, abbiamo purtroppo dovuto fare causa per qualunque motivo e sostanzialmente davanti a qualsivoglia autorità, per cui è una situazione ai limiti del grottesco. Abbiamo dovuto fare una causa dapprima di risarcimento del danno, poi quando nel 2003 lo Stato ha deciso di transare con una categoria di danneggiati, aveva promesso che poi avrebbe chiuso il cerchio e avrebbe transato con tutte le altre categorie di danneggiati. Quindi nel 2003 transò con la categoria degli emofilici, successivamente avrebbe dovuto transare con le altre categorie. Nel 2007 è stata fatta una legge dello Stato con cui si diceva che il Ministero avrebbe transatto anche con tutti gli altri danneggiati alle stesse condizioni del 2003. Però poi di fatto il Ministero della Salute non ha dato seguito a questa promessa del legislatore e quindi con la causa risarcitoria pendente abbiamo dovuto fare una causa per indurre il Ministero della Salute a chiudere queste cause transattivamente. Poi il Ministero non si muoveva, quindi abbiamo dovuto rivolgerci al TAR Lazio che ha invitato il Ministero a concludere le transazioni entro 90 giorni, questo già nel 2012, il Ministero non l'ha fatto, ha emanato un decreto moduli con cui ha messo dei paletti che il legislatore non aveva introdotto nel 2007 quando aveva fatto la finanziaria, cioè il Ministero della Salute si è spaventato e ha detto qua se devo transare con tutti probabilmente non basta una legge finanziaria dello Stato e quindi ha detto non voglio transare con chi ha fatto causa troppo tardi e con chi ha subito un danno precedentemente ad una certa data individuata nel giugno del 78. Quindi abbiamo dovuto impugnare anche questo decreto moduli sia in sede nazionale sia in sede sovranazionale, abbiamo dovuto fare dei ricorsi singolarmente per impugnare le esclusioni dalla procedura transattiva che nel frattempo cominciavano a fioccare, nel frattempo il giudice amministrativo che in un primo tempo sembrava competente si è dichiarato incompetente, quindi abbiamo dovuto fare anche una causa per capire chi fosse il giudice al quale rivolgerci per chiedere conto del comportamento del Ministero della Salute, quindi c'è stato un ulteriore ritardo in tutta la vicenda. Nel frattempo per un gruppo di danneggiati il TAR Lazio ha nominato un commissario ad acta che doveva decidere su alcune posizioni non ancora definite, il commissario ad acta in alcuni casi ha deciso negativamente, quindi abbiamo dovuto impugnare la decisione del commissario d'acta, il TAR Lazio ci ha detto che non era questo lo strumento da adottare, quindi siamo dovuti andare in Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ci ha dato ragione dicendo che il TAR Lazio aveva sbagliato e quindi siamo tornati davanti al TAR Lazio, ma questo sono soltanto tanti filoni perché al di là della vicenda sostanziale che è uguale per tutti, cioè tutti purtroppo i nostri assistiti hanno subito un danno irreversibile da trasfusioni di emoderivati infetti, c'è una situazione che sotto il profilo della procedura amministrativa transattiva e sotto il profilo della causa giudiziaria intrapresa è diversa da caso a caso, quindi la difficoltà che abbiamo noi avvocati è quella proprio di individuare la strategia migliore. In tutto questo contesto ovviamente
ovviamente abbiamo dall'altra parte un'amministrazione che diciamo punta a tirare in lungo le cose e che diciamo sta giocando sull'esasperazione delle persone per diciamo indurre le stesse a lasciar perdere oppure ad accettare un risarcimento di gran lunga inferiore a quello che era stato loro promesso nel 2007. Cioè, parliamo per esempio della categoria dei ragazzi talassemici, ai quali nel 2007 il legislatore aveva promesso: ti tratterò nello stesso modo con il quale ho trattato gli emofilici nel 2003, quindi ti darò una somma tra 390 e 600 mila euro. Adesso lo Stato nel 2014 ha varato una legge con cui, con un colpo di spugna, forse temendo le nefaste conseguenze di una possibile sentenza della Corte Europea, ha detto: se tu rinunci a tutte le azioni in Italia e anche in sede sovranazionale, io ti pago entro il 2017, se però ho i soldi, 100.000 euro. Cioè, tu rinunci adesso a qualunque cosa hai portato avanti, a tutte le cause, e tu rinunci, e io nel 2017 ti darò forse, se ho i soldi, 100.000 euro all'ordo delle spese legali, quindi poi tu ti devi anche pagare diciamo l'avvocato per l'attività che ha svolto. Per cui è una vicenda su cui nel corso degli anni a parole c'è stata sempre una solidarietà trasversale da parte di tutte le forze politiche, avevamo fatto anche delle audizioni in Commissione Sanità in Senato, ma poi quando si è trattato di dare un impulso pratico per una risoluzione dignitosa della vicenda, tutto questo non è avvenuto, e non è avvenuto e continua a non avvenire non soltanto per le persone che sono in transazione, ma anche per quei pochi casi nei quali le persone, scegliendo invece di andare fino in fondo nelle cause di risarcimento, hanno magari ottenuto una sentenza favorevole che condanna il Ministero a pagare una determinata somma. In questi casi, pur avendo una sentenza passata in giudicato che il Ministero non impugna, il Ministero non paga, per cui l'altro aspetto assolutamente anomalo e tutto italiano, credo, di questa vicenda è che ci sono i tribunali amministrativi regionali intasati di centinaia di ricorsi con i quali i danneggiati che hanno vinto una causa ne fanno un'altra per accertare l'obbligo del Ministero di pagare e per chiedere al TAR che venga nominato il commissario ad acta. Cioè, in Italia c'è questa situazione assurda per cui se vinci contro una pubblica amministrazione non è sufficiente che hai vinto una causa, ne devi fare un'altra perché venga nominato un commissario ad acta che si sostituisca all'amministrazione inadempiente e che sostanzialmente adotti tutti gli atti necessari perché i danneggiati vengano pagati. Quindi l'ulteriore aspetto diciamo di problema sistemico è che essendo questi tribunali amministrativi intasati non vengono mai fissate le udienze, per cui molte persone hanno queste sentenze favorevoli con una condanna al risarcimento a danno a carico del Ministero della Salute, che però rimangono per anni sostanzialmente lettera morta. Uno si prende la sentenza, se la appende sul muro come se fosse un quadro e la tiene lì. Direi che quando si parla di ricorso alla Corte Europea, diciamo, bisognerebbe prima rendersi conto, cioè dovrebbero tutti rendersi conto, sia diciamo a livello di potere amministrativo e poi anche a livello di potere giudiziario e anche legislativo, che l'attuazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo deve avvenire dall'interno, cioè la Corte Europea non è un quarto grado di giudizio, bisognerebbe che tutti remassero in un'unica direzione per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, evidentemente la tutela anche del diritto di proprietà. Nel momento in cui io ottengo una sentenza che stabilisce che io ho un credito nei confronti dello Stato ormai inoppugnabile, io evidentemente ho una proprietà che è un bene che va tutelato, e se evidentemente passano anni prima che ne possa entrare in possesso, questa è una palese e perdurante violazione di un principio diciamo sovranazionale che almeno a parole l'Italia ha condiviso e che quindi dovrebbe attuare. Grazie.